Napoli caos nel Movimento 5 Stelle, sospesa l'elezione di Conte. Il Tribunale Partenopeo ha bocciato le modifiche allo statuto che hanno portato all'elezione dell'ex premier alla guida del Movimento. Illegale degli attivisti, ripristinata la democrazia e il principio di partecipazione. Covid, calano i contagi ma ancora troppi morti. Ora la curva si attesta all'11%, ma resta ancora alto il numero di vittime. A 696 TV il monito del presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Zuccarelli. Ci sono ancora molti ultra cinquantenni non vaccinati. Avellino, terrorista evaso, si nascondeva in Francia. Finita la fuga del marocchino che era riuscito a evadere da Bellizzi con un complice ancora irreperibile. Le ricerche coordinate dalla DDA di Napoli, la polizia francese lo ha bloccato a Metz, ma il sindacato denuncia troppe carenze in carcere. Telesina, si muore ancora, accelerare per i lavori, interventi per il raddoppio della Telesina bloccati da un contenzioso ora al vaglio della giustizia amministrativa. Tempi lunghi dunque per l'avvio dei lavori, ma dopo l'ennesimo incidente mortale i sindaci chiedono la svolta. De Luca, un polo culturale nell'ex tribunale a Salerno, un patto istituzionale per destinare i locali dell'ex palazzo di giustizia a nuove strutture al servizio della città di Salerno. Il progetto del vice capogruppo PD alla Camera, un polo culturale e un centro di alta formazione per i giovani. Calcio, sfida con l'Inter, il Napoli torna a sognare, la squadra di Spalletti guarda già lo scontro diretto contro i nerazzurri ed è subito caccia al biglietto per la super sfida in programma sabato al Maradona. In B, Benevento verso Lecce, senza Elia e Viviani. Buona serata, questi erano i titoli di 8 Channel News. E allora, in apertura, il Tribunale di Napoli sospende le modifiche allo statuto del Movimento 5 Stelle che avevano portato all'elezione di Conte. Il ricorso era stato presentato ad agosto dagli attivisti dissidenti. Sentiamo Rossella Strianese. Non bastavano i venti di scissione che soffiano sul Movimento 5 Stelle dalla rielezione di Mattarella al Quirinale. Ora un'altra tegola si abbatte sull'ex premier Conte. Il Tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere con cui lo scorso agosto il Movimento 5 Stelle ha modificato lo statuto e incoronato Giuseppe Conte come presidente e capo politico dei pentastellati. I provvedimenti che risalgono al 3 e al 5 agosto sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di gravi vizi nel processo decisionale. In primis l'esclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti e il conseguente mancato raggiungimento del quorum nell'ambito del processo intentato da un gruppo di attivisti del movimento. Tra i militanti Steven Hutchinson, Renato Delle Donne e Liliana Coppola, tutti e tre di Napoli, che hanno presentato il ricorso col supporto di centinaia di attivisti che hanno contribuito al pagamento delle spese legali. La fronda di dissidenti si dice ora soddisfatta per l'esito della vicenda e chiede che l'ex premier sia sospeso dal suo incarico. Da Conte ai vice sono state azzerate tutte le cariche, Movimento 5 Stelle decapitato, siamo all'anno zero, ha commentato con soddisfazione l'avvocato Lorenzo Borré, che ha supportato gli attivisti nel ricorso. Non solo, in un post uno dei tre ricorrenti di Napoli, Renato Delle Donne, lancia un messaggio chiaro anche a Di Maio e Fico. Ora sono convinti sicuramente di usarla a proprio vantaggio, scrive, non è un assist per nessuno di voi, ora le regole le scriva la base, chi finora ha deciso si faccia da parte. Quali saranno le dirette conseguenze sul movimento, tuttavia ancora presto per dirlo. Conte ha incontrato l'ex reggente Vito Crimi, l'ipotesi è quella che si facciano votare tutti gli attivisti di nuovo, compresi quelli che erano stati esclusi. Ora il Covid, in Campania continua il calo dei contagi, la curva si attesta all'11% ma resta ancora alto il numero delle vittime. Lanzilli. In Campania continua a calare l'indice di contagio, confermando dunque la tendenza positiva degli ultimi giorni. L'incidenza sfiora l'11%. Sono 4.041 i positivi registrati nell'ultimo bollettino a fronte di un minor numero di test eseguiti. Ma resta purtroppo alto il numero di vittime. 26 quelle riportate nelle ultime 48 ore, alle quali aggiungerne altre 21 avvenute in precedenza. In lieve risalita anche i ricoveri, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. A preoccupare però è l'alto numero di ultra cinquantenni ancora non vaccinati, soprattutto a Napoli. Intervistato dal direttore di 696 TV Pierluigi Melillo per la rubrica Punto di Vista, il presidente dell'Ordine dei Medici Partenopei, Bruno Zuccarelli, ha fatto appello al senso di responsabilità. A chi dice che non sono cambiate le cose vorrei ricordare che nel dicembre del 2020, quindi nemmeno poco più di un anno fa, la situazione era di completo blackout, di chiusura, non potevamo fare la cena di Natale in famiglia e quindi non ci potevamo vedere. I vaccini hanno cambiato completamente la situazione e quelli che si ricoverano oggi sono quelli non vaccinati
o che hanno fatto l'ultima dose oltre 5 mesi or sono. Intanto l'ASL Napoli 1 è pronta a recepire i nuovi provvedimenti che riguardano le scuole, già organizzati presidi nella città capoluogo e sull'isola di Capri. 11 le aree di competenza assegnate ad altrettanti responsabili, cui gli istituti dovranno fare riferimento in materia di contagi e quarantene. E l'obbligo di mascherina all'aperto sta per decadere in tutta Italia, ma in Campania resterà. Lo ha deciso il governatore De Luca. Sentiamo nel servizio di Sara Botte cosa ne pensano i cittadini. Il governo allenta le restrizioni anti-Covid-19. Dall'11 febbraio stoppa l'obbligo di mascherine all'aperto in tutta Italia. Ma in Campania il presidente Vincenzo De Luca ha già annunciato che la misura persisterà. Sono d'accordo con De Luca, questo fa parte del mio avviso e io continuo ancora. Ok, così tutta la mia famiglia, anche perché il virus l'ho preso. Aiuto del signor De Luca, che dobbiamo fare? Speriamo che tutto passi in fretta, perché siamo stanchi. Se vale la pena tenerle un altro po', il sacrificio lo facciamo. Se è così che andiamo meglio, va bene, tanto dopo 2 anni non è che toglie qualcosa se un altro mese... Sul Green Pass, che diventa illimitato per i vaccinati con terza dose e i guariti dopo 2 dosi di vaccini, i cittadini invece hanno detto: penso che sia giusta, perché ritengo che sia l'unico modo per cercare di convincere i negazionisti o i ritardatari a farlo. Io sono a favore, diciamo, della rigidità del Green Pass. Non vedo perché debba essere limitata fino a che non saremo usciti dalla pandemia. Io ne sono d'accordo, perché voglio dire, se serve per uscire da tutta questa pandemia, per me ogni decisione presa la condivido. A cronaca, arrestato in Francia il detenuto radicalizzato evaso da Avellino lo scorso 11 gennaio, lo ha bloccato la polizia francese allertata dalla DDA di Napoli. Vediamo. È stato arrestato a Metz, in Francia, Sinchilifi, 40 anni, evaso lo scorso 11 gennaio dal carcere di Avellino. A bloccarlo è stata ieri la polizia francese, allertata dalla DDA di Napoli, che ha coordinato le indagini della polizia penitenziaria, dei carabinieri di Avellino e del ROS. Chilifi era segnalato come sospetto radicalizzato. Ci congratuliamo con le forze dell'ordine e con la magistratura per l'arresto, ma ora è necessario dotare la penitenziaria di più uomini. Così Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, rispettivamente presidente nazionale e segretario regionale per la campagna dell'Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria. Più volte come sindacato abbiamo denunciato lo stato di abbandono delle carceri campane nazionali, mancano 6.000 agenti su scala nazionale, di cui 600 solo in Campania, e ad Avellino mancano 60 agenti di Polizia Penitenziaria. Complimenti agli investigatori anche dal segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio, che però denuncia: il nostro sistema carcerario fa acqua da tutte le parti. Un detenuto presumibilmente radicalizzato all'islamismo, che ha varcato il confine, ma soprattutto che non sappiamo cosa abbia fatto in quasi un mese in cui doveva restare custodito in carcere. Questo è un problema diciamo grande e grave del sistema penitenziario, che fa acqua sostanzialmente da tutte le parti, perché non è solo un problema di organici, che pure c'è, ma è anche un problema di gestione complessiva carceraria e un problema di organizzazione del sistema di esecuzione penale e del sistema penitenziario. I lavori per il raddoppio della Telesina, siamo nel Sannio, bloccati da un contenzioso ora al vaglio della giustizia amministrativa, ma dopo l'ennesimo incidente mortale i sindaci e la politica chiedono di accelerare. Fallarino. Tutti speravano che dopo l'aggiudicazione dei lavori per il primo lotto del raddoppio della statale Telesina, l'opera attesa da decenni, potesse partire, almeno nel tratto tra San Salvatore, Telesino e Benevento. Così non è stato, a causa di una serie di ricorsi che ora sono approdati dinanzi al Consiglio di Stato, che si pronuncerà a maggio prossimo. Intanto lungo l'arteria si continua a morire a causa di incidenti stradali, che nella maggior parte dei casi sono frontali. Ed ora i sindaci e le associazioni tornano a chiedere attenzione alla politica e non solo. Pensavamo di essere arrivati ad un capolinea con la gara di appalto, però sì. Purtroppo i tempi della burocrazia e di contenziosi che si stanno succedendo con ricorsi al
al Consiglio di Stato, stanno dilatando a dismisura i tempi per la realizzazione dell'opera. Sulla questione anche il sindaco di Puglianello, peraltro commissario provinciale di Forza Italia, rimarca la pericolosità della strada Telesini e annuncia di aver interessato la senatrice Vono. Quella strada ha bisogno di sicurezza, purtroppo i lavori per il raddoppio della Telesi Caianello sono slittati a causa di un contenzioso presente in sede di Consiglio di Stato, la prossima udienza ci sarà a maggio prossimo. Nella qualità di sindaco di Puglianello, di commissario provinciale di Forza Italia, ho contattato la senatrice Silvia Vono domenica scorsa, la quale incontrerà i vertici regionali di ANAS Campania per individuare immediate e concrete soluzioni alle criticità che insistono su quell'arteria. Lieto fine per il furto sacrilego avvenuto nella Chiesa del Carmine. A Salerno lo scorso 18 gennaio, ritrovati e restituiti dalla polizia gli oggetti rubati, denunciato un 24enne. Sentiamo. Sono stati ricondotti al loro posto dalla polizia gli oggetti sacri, un calice in argento e un ostensorio del XVIII secolo, portati via il 18 gennaio scorso dalla Chiesa del Carmine a Salerno. Individuato dagli agenti anche il responsabile, un 24enne salernitano con precedenti, che è stato denunciato per furto aggravato, soddisfatto il parroco Don Biagio Napoletano. Devo veramente ringraziare prima di tutto il Signore, ma poi le forze dell'ordine, perché primo momento, quando sono state allertate per il furto, dal punto di vista investigativo, la squadra mobile della polizia e della questura si è data da fare e ho avuto la sorpresa di essere svegliato dalla loro telefonata che mi invitavano ad andare in caserma a controllare i pezzi della rifurtiva. In verità manca solo un pezzo, che sarebbe la parte inferiore dell'ostensorio. Don Biagio Napoletano ha rivolto un pensiero anche al giovane ladro. Non si ruba, non si risolve niente. Fratello ladro, penditi, cambia vita. Intanto, meno male che i pezzi non sono ancora venduti. Spero che abbia ancora questo pezzo mancante per poterlo poi aggiustare il tutto. Anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si è complimentato con le forze dell'ordine per il successo dell'operazione e la restituzione degli oggetti sacri. Andiamo ora a via Manzoni, a Napoli, tra rifiuti abbandonati ed erba incolta nel cuore di Posillipo. Ima Tedesco. Erba incolta, rifiuti di ogni genere, marciapiedi rotti in più punti, ma ci sono anche i tronchi di alberi tagliati non più sostituiti con i ceppi di quelli che un tempo erano i pini che abbellivano la zona. E nei punti delimitati dalle transenne si trova anche segnaletica di velta, vecchi vasi e buste dell'immondizia. Si presenta così oggi via Manzoni a Posillipo, l'area che un tempo era considerata la cartolina della bellezza della città di Napoli, appare ormai nel degrado. Lungo la strada, un tempo meta per passeggiate con vista sul golfo, si ritrovano, come mostrano le immagini, anche piccoli cumuli di rifiuti. Una situazione che ha registrato le proteste di cittadini e comitati di quartiere. La presidente regionale di Lega Ambiente, Maria Teresa Imparato, parla di un fenomeno che purtroppo non riguarda solo Posillipo. Ci sono ritardi sulla raccolta ed è necessario accelerare per liberare le strade dai rifiuti, commenta l'esponente dell'associazione ambientalista, che chiede di aumentare i controlli. Sono troppi rifiuti abbandonati che non possono essere conferiti per strada. E dunque un appello a cittadini e istituzioni: è tempo di inaugurare un nuovo corso per la gestione dei rifiuti a Napoli, il monito della presidente di Lega Ambiente, che evidenzia la necessità di un piano di gestione efficiente e con l'estensione della raccolta differenziata. La lotta ai tumori. Uno studio del CENGE ci aiuterà a capire quando e perché si verificano alterazioni che provocano malattie, tra cui il cancro. Sentiamo di che si tratta. La replicazione cellulare è quel processo che sta alla base di tutto e avviene all'interno del nostro corpo, grazie al quale le cellule ormai troppo anziane si replicano con perfette copie sane. Se questo processo non funziona bene, le nuove cellule possono risultare difettose e a volte dare origine a patologie gravi, come il cancro. Il momento cruciale avviene durante la divisione del DNA ed è in questa fase che si è concentrato lo studio dei ricercatori napoletani del CENGE, guidati dal professor
Domenico Grieco, che ha identificato un meccanismo cruciale per la divisione cellulare. Lo studio, pubblicato su Cell Reports, è stato realizzato nei laboratori del Change di Napoli con il sostegno della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Quello che noi abbiamo scoperto è che in effetti c'è una quota dell'enzima CDK1 presente ai poli del fuso mitotico e lungo i microtubuli del fuso stesso, che è inibita. Quindi queste nuove informazioni ottenute ci consentiranno in futuro di capire quali fattori possano interferire con questi meccanismi e magari provocare un'alterazione nella segregazione dei cromosomi e, come sappiamo, può essere una primum movens verso la trasformazione neoplastica, quindi in un'ottica preventiva per evitare o combattere questi fattori. D'altro canto verificheremo se questi meccanismi appena scoperti sono alterati nelle cellule tumorali. Questo ci consentirà eventualmente di identificare nuovi target da bersagliare per uccidere selettivamente le cellule in cui questi meccanismi siano alterati, come quelle tumorali, preservando invece le cellule normali. Un patto istituzionale per destinare i locali dell'ex tribunale a nuove strutture al servizio della città di Salerno, il progetto del vice capogruppo PD alla Camera, Piero De Luca. Vediamo. Una nuova vita per l'ex tribunale di Salerno. I locali, di proprietà dell'Agenzia del Demanio, sono in parte rivendicati dall'Istituto Vicinanza, che spera così di completare la rivoluzione educativa per i piccoli alunni. Ma l'ambizione è di renderlo un punto di riferimento anche per la cultura e la formazione d'eccellenza, come spiega il vice capogruppo alla Camera dei Deputati del Partito Democratico, Piero De Luca. L'utilizzo degli spazi dell'ex tribunale di Salerno è un tema centrale per il futuro della nostra comunità. Per questo non possiamo permetterci di avere spazi vuoti, abbandonati oppure colmi di uffici che non abbiano un legame reale con la città di Salerno. Per questa ragione oggi ho continuato a tenere insieme le istituzioni del nostro territorio e continuerò a farlo nei prossimi giorni e nei prossimi mesi affinché possiamo creare davvero un polo museale, uno spazio di aggregazione multimediale soprattutto per i giovani e un centro di alta formazione professionale e universitaria che consenta anche di recuperare il legame tra l'Università di Salerno e la nostra comunità. È un obiettivo centrale, non ci fermeremo fin quando non abbiamo raggiunto la possibilità di utilizzare questo spazio per metterlo a disposizione della comunità di Salerno. L'interlocuzione istituzionale è già stata avviata e vede in campo Comune e Provincia di Salerno, ma anche la Regione Campania con l'assessore Antonio Marchiello ed ovviamente il Demanio. Il confronto andrà avanti anche nei prossimi mesi, con l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa in tempi ragionevoli. Torniamo sul Covid. In Irpinia si conta ancora un decesso, è morto al Moscati un 85enne. Il manager della città ospedaliera Pizzuti fa il punto della situazione a margine dell'inaugurazione dello sportello per i trapianti. Vediamo. Dopo 2 anni di pandemia, aprire uno sportello trapianti qui al Moscati è un segnale di speranza e di normalità. Così il direttore generale della città ospedaliera, Renato Pizzuti, che ha inaugurato lo sportello con il direttore del centro trapianti della regione Campania, Antonio Corcione. Penso che in questo momento di pandemia dare un segnale di normalità sia un qualcosa di utile e di necessario. Un tassello in più per quanto riguarda la sanità in Campania, per quanto riguarda l'importanza delle donazioni. Bisogna migliorare la comunicazione. Voglia di normalità dopo il Covid, ma attenzione, il virus c'è ancora. Non aspettiamoci che decessi e terapie intensive calino subito. Confidiamo nella discesa della curva epidemica che interessa in questo momento soprattutto il territorio per poter ridurre anche i ricoveri. Non ci aspettiamo una riduzione folgorante, diciamo, dei ricoveri in terapia intensiva, perché come ho detto prima, insieme ai decessi, questo è l'ultimo indicatore che si rinormalizza. E alla CGL, che non vede le condizioni per tornare all'ordinario su ricoveri e interventi, Pizzuti replica così. Le condizioni di sicurezza all'interno dell'ospedale ci sono dal 2020. Le liste d'attesa molto lunghe sono state molto ridimensionate perché ci abbiamo lavorato molto e le abbiamo ripulite. Quindi è ovvio che qualcosa c'è e bisogna lavorarci e ci stiamo lavorando. E intanto nelle ultime ore crollano tamponi e positivi su 1700 test, sia antigenici che molecolari, sono risultate contagiate 172 persone. Si conta un altro decesso anche all'ospedale San Pio di Benevento, è morto un 68enne di Airola, Maria Teresa De Lucia.
Ancora una vittima. Il Covid non ha dato scampo ad un 68enne di Airola, ennesimo decesso registrato all'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Restano 67 nonostante 4 dimissioni, i posti occupati, 5 i nuovi ricoveri nelle ultime ore. Una sola persona si trova in terapia intensiva e calano anche i nuovi contagi, 118 quelli registrati, ma da riferirsi ai prelievi effettuati domenica, quindi solo quelli di stretta emergenza. Ed è allerta per la mancata prevenzione in ambito sanitario, come evidenziato a margine dell'inaugurazione dei nuovi spazi dell'Associazione Diabetici Italia Meridionale al di qua del Faro. Noi proprio in questo periodo abbiamo lavorato tanto per quanto riguarda gli screening, abbiamo cercato di dare una spalla a quello che era l'esigenza delle persone che, non potendo entrare nelle strutture pubbliche, noi abbiamo cercato di fare questa cosa qua. Abbiamo fatto più di 1250 screening completamente gratuiti nel cuore, nel momento clou della pandemia. Un'iniziativa essenziale ed esemplare secondo il sindaco Clemente Mastella, che ha partecipato al taglio del nastro. Rientriamo a mano nella normalità, però è ovvio che fino a quando rientra la normalità c'è bisogno di strutture come queste, quindi che sono distanti dall'operatività normale, purtroppo drammatica, abbiamo vissuto e ancora si continua a vivere, però i morti sono ancora tantissimi ogni giorno. Gli artificieri dell'esercito hanno impiegato 6 ore per rimuovere e far brillare la bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale ad Auletta. Vediamo. Ha funzionato alla perfezione il piano predisposto dalla prefettura di Salerno per rimuovere l'ordigno bellico, che era stato rinvenuto nel comune di Auletta sull'argine del fiume Tanagro. La bomba di origine americana e risalente alla Seconda Guerra Mondiale conteneva 127 kg di esplosivo. Gli artificieri dell'esercito italiano hanno impiegato circa 6 ore per rimuovere la spoletta dell'ordigno e trasportarlo in una cava di Atena Lucana, dove è stato fatto brillare. Il comune inoltre in mattinata aveva provveduto a sgomberare 70 persone. Questo tipo di ordigno ha un, seppur con delle protezioni, quindi con delle protezioni che vanno a ridurre l'onda d'urto, si arriva fino a 468 metri di raggio da sgomberare quando si fanno brillare. E quindi anche Auletta ha visto un'organizzazione impegnativa dal punto di vista del centro operativo comunale, diretto dal sindaco, dai funzionari che prevedono la pianificazione, la gestione dei volontari per chiudere i varchi, lo sgombero di circa 70 persone, qualcuno magari con problemi di salute portato presso strutture pubbliche. Al grande lavoro messo in campo dai sindaci Pietro Pessolano e Luigi Vertucci si è aggiunto quello delle forze dell'ordine, che hanno presidiato il territorio per l'intera giornata. E anche i carabinieri stavano in giro sul territorio, perché queste case lasciate vuote potevano essere oggetti di ladri, opportunisti, quindi c'è stata una grande organizzazione. Smog e caso piscina, il sindaco di Avellino Gianluca Festa finisce nel mirino dell'opposizione consiliare, vediamo. Altro che lotta senza quartiere allo smog, l'ordinanza di Festa è un pannicello caldo per evitare avvisi di garanzia. Costantino Preziosi si unisce al coro di chi critica il sindaco del capoluogo e la sua stretta anti-inquinamento. Azione isolata e non concordata, serve ben altro per portare a casa risultati. Il sindaco ha fatto questo scatto in avanti, secondo me per evitare qualche problema, ma posso anche sbagliarmi, per qualche avviso di garanzia, perché sono 2 anni che noi lottiamo su questa vicenda e lui non ascolta nessuno. Ordinanza che onestamente è una pezza calda, ma di strutturale non c'è niente. Bisogna necessariamente mettere mano a un piano urbano di mobilità che poi deve essere recepito dal piano urbano comunale. Allora in questo senso si può arrivare già a un abbattimento cospicuo e importante di polvere sottile. Altro tema caldo tra i corridoi del comune è il degrado della piscina comunale. Si sono messe toppe su toppe, facendo sempre peggio, senza capire, spiega Preziosi, che la cosa migliore da fare a questo punto era trovare un accordo con i Cesaro e proseguire con quella gestione senza contenziosi. Hanno sbandierato i 4 enti che avevano fatto il bando. Il bando è andato male. Da quel momento non si è fatto più niente. Nelle more di tutto ciò Cesaro è stato riabilitato, per cui si poteva fare anche o trovare un'intesa con Cesaro, anche perché c'è un residuo debito molto importante da pagare al credito sportivo, che si sarebbe potuto addossare il vecchio titolare del project anziché far gravare un paio di milioni di euro sulla città. È tutto per questo telegiornale, grazie regia ad Enrico Coppola, vi auguro una buona serata, arrivederci.